che ci fa capire quanto sia un sistema circolare. Basta pensare al ciclo del glucosio. Il sole, motore della vita, quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di fremito, di potere, di energia vitale. Quando una foglia ti appare contro luce e ne vedi la struttura, le diramazioni interne, e tu sai che quei cunicoli collegano l'aria alla terra, foglie che fanno sì che l'aria si sia arricchito di quello che all'inizio della storia era un veleno, l'ossigeno. Lì, sulla superficie della foglia, si ricrea un microcosmo di affetti e di magia, un mondo dominato dall'unione, dall'interazione, dalla trasformazione di elementi semplici, dall'idrogeno all'ossigeno, dall'azoto al potassio. Una serie di elementi che ruotano, che danzano intorno al loro mentore, il carbonio. E lì, sulla superficie della foglia, nasce l'amore. Quando l'anidride carbonica entra nel verde e, ballando sotto i raggi del sole, ebbra del suo calore, si divide, lasciando l'ossigeno libero di volare e il carbonio libero di riunirsi insieme agli altri convitati alla festa per definire una meravigliosa collana, il glucosio, dolce nettare che scorre fino al frutto. E da qui entra nella bocca di un bambino, entra nel suo sangue e va ad alimentare quella parte che più di ogni altra ne ha bisogno, quella parte da cui nasce il pensiero, da cui nasce la domanda e la risposta, quella cellula nervosa che produce l'amore del dolore, il pensiero del ricordo. Ed è in quella cellula il carbonio si separa ancora dai vecchi compagni di ballo e tramite il sangue arriva ai polmoni, dove ritrovi i due vecchi amici ossigeno e ricombinandosi con loro torna libero di volare nell'aria. E parte un nuovo giro di giostra, entrando nelle ali di un gabbiano, nelle gambe di un grillo, nel sangue di un lombrico, negli artigli di un leone. La vita, la vita. Ecco, Presidente del Consiglio, è per quella vita, per quell'amore che si perpetua tra l'ossigeno e il carbonio, che tutte le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti. L'amore richiede coraggio.